10 anni ormai che il grande inquisitore di Priamo, Menelao, e con lui Agamennone, i due fratelli Atridi, 2 corone, 2 scettri, 2 potenze benedette da Zeus, di qui hanno preso il mare, navi a migliaia, esercito all'assalto, guerra, guerra, gridavano dal cuore, come avvoltoi che vorticano pazzi di tormento là in cielo, perché hanno perso la covata. E vano fu sorvegliare i piccoli, ma sente un dio dall'alto il grido stridulo degli esuli avvoltoi e manda su chi accolpa il mostro orrendo della vendetta. È tarda, ma è vendetta. Così il supremo Zeus, che sacri gli ospiti, mandò i fratelli Atridi contro Paride, per lei, per la poligama, per Elena. E furono per tutti sofferenze infinite, corpi a pezzi, le ginocchia piegate nella polvere, le lance frantumate nella mischia. Tutti, troiani e greci. È Zeus che io prego, è Zeus, io non so chi sia, ma è così che lo chiamo, è Zeus, che ha aperto agli uomini la via del senno. Sua è la legge che dice sofferenza, conoscenza. E così nella notte stilla sempre sopra gli occhi dell'anima il terrore che le colpe rimemora, anche perché non vuole verrà il tempo di soffrire e capire. E allora fu così per Agamennone, quando su venti avversi regolò il soffio della propria vita là nell'accampamento in faccia a Calcide, là nel porto di Aulide, dove correnti cozzano chiassose contro correnti. Venivano ventate dalla Tracia, ventate di bonaccia, di digiuno, di lunga attesa al porto, bande d'uomini sbandate, navi igomene consunte, tempo sempre più lungo, che sciupava, che stremava il fiore degli Achei, quando il poeta disse la via di scampo. Dolorosa più di quella tempesta, dolorosa, disse ai capi la volontà di Artemide. E gli Atridi batterono la terra con gli scettri e non tennero le lacrime. E Agamennone, l'ammiraglio vecchio, parlò, disse così. Disobbedire è atroce come la morte, è atroce come la morte. Se io dovrò scannare mia figlia, la mia perla, insozzarmi le mani, queste mie mani di padre, col sangue fitto di una fanciulla, là sull'altare. Adesso ogni scelta è dolore, Devo tradire l'alleanza. Devo abbandonare la mia flotta. No. Volere un sacrificio che al vento avverso dia una tregua e spargere quel sangue di ragazza. Sì. È giustizia. È giustizia. E lo voglio. E sia così. Così chinò la testa sotto il basto del destino potente e nel suo cuore soffiò il vento rovescio, vento orrendo, vento osceno sacrilico, e allora niente frenò Agamennone. Fa così forti gli uomini la colpa disperata, la follia che consiglia il delitto, che inizia la catena dei dolori. E Agamennone allora fu capace d'essere il poglio della propria figlia perché la guerra vendicasse i torti commessi da una donna. Piangeva lei, pregava suo padre, ma fu inutile. Era bambina ancora, ma fu inutile per i signori Achei. Volevano battaglia e dopo la preghiera il padre diede l'ordine ai servi. Prenderla, così, lì, buttata ai suoi piedi, lì, aggrappata alle sue vesti disperatamente, come si fa con una capra, prenderla e gettarla riversa sull'altare e stare bene attenti, chiuderle subito la bella bocca, impedirle di urlare maledetta famiglia, soffocare il suo grido in un bavaglio. E lei lasciò che scivolasse a terra la sua veste di crocco. Fissò tutti i carnefici, un volto dopo l'altro. Ogni suo sguardo feriva di pietà, ferma, perfetta immagine di un quadro. E li voleva chiamare uno per uno, perché tante, tante volte là a casa, nei sontuosi saloni di suo padre, lei, ragazza mai ferita da sesso, li aveva intrattenuti col suo canto. Con la sua voce pura aveva tante volte celebrato ai calici elevati i canti di buon augurio per suo padre. Quel padre a cui voleva tanto bene. E poi? Ma non ho visto e non lo dico. Mai finiscono in nulla le profezie. E la dea della giustizia pende la sua bilancia e fa soffrire. E fa capire a chi ha sofferto. Altro verrà. Lo saprai allora. E a quel futuro già urla la tua gioia. Urla il tuo pianto. Eumenidi è la tragedia che conclude la trilogia dell'Orestea di Eschilo e qui si celebra una svolta di civiltà giuridica grazie alla istituzione del tribunale che pone fine a una interminabile catena di omicidi e di vendette nella casa degli Atridi, una saga sanguinosa e cruenta finalmente interrotta dalla celebrazione di un processo. Le prime due tragedie dell'Orestea, Agamennone e Coefore, sono cupe e intrise della violenza provocata dall'antica giustizia delle Erinni, antiche dee ctonie, mostruose figure femminili legate al mondo sotterraneo e scuro della notte, che scatenano la loro ira implacabile non appena si commette un delitto, soprattutto se ad essere versato è il sangue di parenti. Clitemnestra, regina, moglie di Agamennone, madre di Oreste, Ifigenia, Elettra, Crisotemide, io, Clitemnestra. In questo esatto giorno Troia è greca e sento quasi la città che grida, grida chiare, ma grida ben diverse. Voci di chi si getta sui cadaveri di mariti e fratelli e quei bambini sui loro padri. Voci ormai di schiavi che piangono la morte di chi amavano. Gli altri invece... La guerra è terminata, la fatica li sbanda, li fa andare digiuni e la città è come un banchetto. E si rispettano gli dei custodi della città distrutta e tutti i templi vincitori non saranno vinti, ma di questo ho paura che li vinca la foga di razzia. Devono ancora tornare sani e salvi a casa loro, solo a metà è la corsa. L'esercito rispetterà gli dei, ripartirà innocente. Il dolore dei morti si risveglia. Torno ad Arco. Prima cosa che devo, offrire il mio saluto alla città, il mio saluto ai nostri dei patroni. Gli dei ci hanno ascoltati e hanno votato voti di massacro, morte per Ilio, senza esitazione, gratitudine eterna per gli dei. Perché abbiamo punito l'arroganza del loro crimine. La belva greca ha fatto polvere della città. Nel pieno della notte, al tramontare delle Pleiadi, un balzo oltre le mura, e il leone famelico ha leccato fino a saziarsi sangue di sultano. Ora è tempo che io entri in casa mia, che la vittoria non mi lasci mai. Signori, tutti voi qui radunati, io non mi vergogno a esprimere il mio amore di donna qui di fronte a voi. Io voglio salutare mio marito. Lasciate che io lo chiami cane che fa la guardia alle sue case, gomena che assicura la sua nave, salda colonna che sostiene il tetto, figlio unigenito del proprio padre. Terra insperata cara ai marinai, sole stupendo dopo la burrasca, polla d'acqua alla sete del viandante. Quanto abbiamo sofferto, quanto abbiamo sofferto. Amore mio, scendi, lascia il tuo cocchio, ma non posare a terra i tuoi piedi, Signore, i piedi di colui che ha preso Ilio. Serve. Che cosa aspettate? Drappi, ho detto, drappi sul suolo che calpesterà. Voglio una via di porpora per lui. Deve fargli strada la giustizia mentre rientra in casa in sperato ritorno. A tutto il resto c'è chi ci pensa, sì, pensiero insonne. Tutto sistemerò come si deve, con l'aiuto di un Dio. Molte parole ho detto prima. Ho detto quello che serviva e ora dirò il contrario. E non me ne vergogno. Chi prepara una trappola al nemico, amico in apparenza, deve farlo. Da quanto tempo penso a questa lotta. Odio da quanto tempo. E ora finalmente il momento è venuto. Sto qui, ferma. Qui dove ho colpito. Sappi che ho ucciso e sappi come ho ucciso. Non poteva scappare, non aveva scampo Agamennone. 2 volte l'ho colpito e per 2 volte lui dà un lamento. Il corpo gli si affloscia quando è già per terra il 3° colpo. Il 3° brindisi si deve a Zeus, allo Zeus salvatore di chi è morto. E adesso è lì sul pavimento che vomita la vita. E soffia un fiotto del suo sangue, violento, che mi investe. Cupo piovasco di rugiada rossa. E io ne godo, come ne gode il grano. Quando il cielo risplende alla pioggia, al primo sboccio della spiga. Ecco, illustrissimi vecchi, com'è andata. Vi piace, non vi piace? Io me ne vanto. Se fosse lecito brindare alla morte, questa sarebbe l'occasione giusta. Che vino velenoso lui ha versato in questa casa e adesso è ritornato, beve il suo vino fino in fondo. Non riesco a crederci. Così lo dici spudorata. Così ti vanti di aver fatto quel che hai fatto sul tuo uomo. Così. Tu pensa male di me, pensa bene, fa come vuoi. Per me è lo stesso. Ecco Agamennone, mio marito Agamennone. Ecco, è morto. Io sono stata e ho fatto bene. È tutto. Hai respinto, hai reciso, hai confinato te stessa fuori da ogni umanità. Tu farai orrore a tutti i cittadini. Fai il giudice adesso? E allora niente contro quest'uomo. Che senza darsi pena, come fosse ammazzare un animale, fece uccidere sua figlia per incantare i venti della Tracia. Mia figlia, che ho penato a partorire, che immensamente amavo. Ascoltami, giurare la mia legge sacra, in nome di chi ha vendicato mia figlia, la giustizia e con lei il disastro, le Erinni. È in nome loro che io ho versato il sangue. Figlio del grande Agamennone e di Clitemnestra, fratello di Ifigenia, di Elettra, di Crisotemide, esiliato bambino d'Argo da mia madre e dal suo amante Egisto, il cugino di mio padre. Non mi tradirà mai il potente oracolo di Apollo che mi impone questa prova. E l'ha promesso, l'ha gridato. Quanti tempestosi tormenti mi dovranno bruciare il cuore se io non do la caccia a chi ha ucciso mio padre. È mio dovere ricambiarli. A mia volta devo uccidere, altrimenti, diceva, pagherò con la mia stessa vita. A queste profezie si può non credere. E se anche non credessi, occorre farlo. Troppi impulsi convergono, i comandi del Dio e il dolore immenso per mio padre. Io grido ai sordi, strepito ai dormienti. Clitemnestra dov'è? Che cosa fa? Perché fra poco, temo, anche la sua testa crederà vicino a questo ceppo. colpita come giusto. Ma che cosa succede? Perché mai gridi aiuto in questa casa? Ti dico, i morti uccidono i vivi. Tu parli per enigmi, ma ho capito. Moriamo a tradimento. A tradimento come abbiamo ucciso. Cercavo proprio te. Con lui ho finito. Egisto, amato, ormai sei morto e quindi è morto il grande Egisto. Ami quell'uomo e allora lo avrai accanto nello stesso sepolcro. Da morta non potrai tradirlo mai. Fermati, figlio mio. Bambino mio, fermati. Trema di fronte a questo seno che spesso ti ha persuaso il sonno, mentre tu suggevi a bocca nuda latte di vita. Vai, vicino a lui ti voglio uccidere. A mio padre tu preferivi lui anche quando era vivo, e allora dormigli accanto ora che muori. Ami quell'uomo, no? E chi dovevi amare lo detesti. Oh, sono io che ti ho cresciuto. Con te io voglio invecchiare. Hai ammazzato mio padre e ora vuoi vivere con me? È la vita e il destino, figlio mio, che ha colpa insieme a me. E allora questa morte è la vita, è il destino che la vuole. Ho capito. Tu vuoi uccidere tua madre. Non sarò io. Tu ucciderai te stessa. Ma sta attento, le cagne di tua madre sono cagne rabbiose. E quelle di mio padre? Come posso sottrarmi alla sua rabbia? È inutile. Sto piangendo da viva la mia tomba. La fine di mio padre è questo che impone la tua fine. Vuole la tua morte. Questa serpe l'ho messa al mondo io. Io l'ho fatta grande. Tu non dovevi uccidere chi hai ucciso. Adesso muori come non dovresti. Nella terza tragedia, Eumenidi, il registro cambia. La dea Atena interviene non per elargire un atto di grazia verso l'imputato, ma per porre un nuovo ordine che si affida anzitutto alla parola, al logos. La grande trasformazione di civiltà che si celebra nelle Eumenidi sollecita due ordini di riflessioni. Il primo riguarda le modalità con cui si esprime la giustizia, dalla maledizione al logos. Il secondo attiene alle implicazioni della singola vicenda giudiziaria sull'intera polis. Una situazione così complessa, come dice Atena, richiede un giudice altrettanto complesso, un tribunale ampio, composto da giudici giurati scelti tra i migliori cittadini, e presieduto dalla dea Atena. Nasce così il tribunale degli uomini, presieduto dalla dea della sapienza, un istituto di giustizia che, come dice Eschilo, resterà saldo per sempre. Il ragionare prende il posto dell'istinto vendicativo dell'antica giustizia delle Erinni. La pacatezza e la riflessione è quello della reattività, l'argomentare e il motivare quello del mistero. Le prove, la verifica dei fatti e delle circostanze prendono il posto del giuramento e di altre ritualità performative. Forte e netto è il contrasto tra l'indicibilità delle Erinni e l'argomentare di Atena in tribunale. Per meglio comprendere questo passaggio dobbiamo fare un passo indietro e tornare all'inizio della tragedia. La prima scena ritrae le Erinni dormienti che emettono un cupo mormorio in una dimensione anteriore all'articolazione di un linguaggio vero e proprio. La stessa vista delle Erinni induce al silenzio. Alla presenza dell'Erinni non si può nemmeno pronunciare un discorso e neppure proferire alcun suono. Quando la Pizia entra nel tempio di Apollo dove sono sedute le Erinni e le scorge lì sdraiate, la Pizia esplode in una esclamazione di terrore e di impotenza, orrendo a dirsi e a vedersi, e la sacerdotessa non riesce a descriverle se non con una serie di termini e aggettivi di connotato negativo, come se la loro natura sfuggisse ad ogni descrizione verbale. Le Erinni non sono donne, ma non sono nemmeno gorgoni. Non si riconosce la razza di una tale congrega di esseri indefinibili e di sconosciuta provenienza. Non sarà Apollo né la forte Atena che potranno salvarti. Solo al mondo tu verrai maledetto. Scorderai cos'è la gioia, sarai il pasto sangue di bocche sovrumane, sarai un'ombra. D'anziane sorelle, la giustizia è con noi, ne siamo certe. La nostra furia non aggredisce mai chi ha malore. Ma chi come quest'uomo criminale c'è la mano uccide? Non veniamo a trovarlo. Testimoni dei morti, esatrici del sangue, inappellabili. Lo bracchiamo fino all'inferno, non sarà mai libero, nemmeno morto. Noi siamo sempre pronte, definitive, sempre. E sempre memori del male. E sempre sale e sorde le suppliche degli uomini, fedeli eternamente al nostro compito. L'onore c'è dovuto, anche se è nostra casa l'abisso della terra, il buio immenso. François Host afferma che di tutti i temi di cui sono intessute le trame della trilogia di Oreste, quello della parola, del discorso, si rivela come il più decisivo, anzi, il più importante delle mutazioni del diritto che mette in scena l'Orestea. Il processo che segue, infatti, è tutto basato sul dialogo. La giustizia dell'Erinni è intessuta di maledizioni. La loro parola è una formula che nella ripetizione quasi magica e rituale trova la forza del suo stesso inveramento. È una parola che non è in grado di argomentare. Le Erinni sono figlie della notte e il loro nome, giù sottoterra, è maledizioni. Questa è l'unica parola che sono in grado di proferire. La mancanza di parola e i suoni informi di queste creature mostruose segnalano l'immutabilità insensata di una giustizia che è vendetta e che esige solo il versamento di altro sangue, la generazione di altro dolore, la proliferazione di altro male. Alle Erinni e al loro dire si contrappone Atena che fonda tutta la sua azione sulla persuasione, sul dire, sull'argomentare, sul dialogare. Seguilo, acchiappalo, il matricida, acchiappalo. Guarda bene. Ecco la chiara traccia di quell'uomo. Segui i segni di questa volta guida. Noi gli diamo la caccia. Seguilo, acchiappalo. Ecco una chiara traccia di quell'uomo. Segui i segni di questa muta guida. Noi vediamo la caccia come un cane segue il sangue che stilla da un cerbiatto pierrato. E il cuore ci ansima di tante fatiche che conducono allo stremo. Nel mondo non c'è luogo che non fu pascola alla nostra mandria. Voli senz'ali ci hanno fatto correre sopra il mare, veloci come navi. Ora. Voli senz'ali ci hanno fatto correre. Seguilo, acchiappalo il matricida, acchiappalo. Ora quest'uomo qui sta rannicchiato da qualche parte e l'odore del sangue vi sorride. Guarda bene per lustra tutto il luogo. Il matricida non ci deve scappare un'altra volta, sempre punito. Eccolo, un'altra volta lui ha trovato chi lo difende. Eccolo lì, aggrappato al simulacro della dea immortale. Vuole un processo per il suo delitto, ma è impossibile. Il sangue versato di una madre non si può raccogliere. Ogni goccia caduta è dileguata. Rossi rivami devi darmi in cambio, sorbiti a bene vive. Di te mi sazierò come di una bevanda disumana. Poi vivo dissanguato ti porterò all'inferno, dove espierai il massacro di tua madre. La sofferenza mi ha insegnato molte vie di espiazione. Mi ha insegnato a dire quando è giusto e a tacere. Ora un Dio sapiente mi ordina di dirti che il sangue dorme e secco sulle mani. La macchia matricida ormai è lavata. Con bocca pura, con parole sacre, io invoco la dea che qui è sovrana, Atena, perché venga in mio soccorso. Atena grande, vengo qui per ordine di Apollo. Tu sii buona, da una casa a quest'uomo maledetto. Non cerco riti per purificarmi, ho le mani ormai monde, ma sono stanco, sono logorato da case altrui, da vie di mille genti. Ho attraversato terra e mare, sempre fedele ai sacri ordini di Apollo. E adesso sono qui, nella tua casa, davanti alla tua statua, alla quale mi inginocchio, in attesa che si compia la giustizia. Di lontano ho sentito risuonare grida di invocazione e adesso vedo radunata in questo paese questa folla. Non ne tremo, ma ne sono stupita. Chi siete? Lo chiedo a tutti voi, a quest'uomo supplice di fronte alla mia statua e a voi che a nulla somigliate, che viva in terra o in cielo. Non siete dee note agli dei, né siete a vedervi mortali. Chi siete? Atena, figlia vergine di Zeus, tu saprai tutto subito. Noi siamo le eterne figlie della notte. Maledizioni è il nome che ci danno nelle case degli uomini. Noi cacciamo di casa gli assassini. E quanto dura l'esilio di chi ha ucciso? Dura fino alla fine di ogni gioia. E proclami anche per lui un esilio simile? Ha osato uccidere la madre. Oh, forse ha dovuto farlo. Forse temeva l'odio di qualcuno. Che cosa può indurre a uccidere la madre? Le parti qui presenti sono due. Solo a metà è il discorso. E allora indaga, interroga e poi pronuncia una sentenza giusta. Viene rimesso a me questo verdetto. E perché non dovrebbe? Io ti rispetto. Di un padre eccelso tu sei l'eccelsa figlia. Che cosa vuoi rispondere, straniero? Ora sta a te parlare. Dimmi la terra, dimmi la tua origine e tutta la tua storia. Io sono Argivo e ti è ben noto il nome di mio padre, Agamennone, ammiraglio di marinai guerrieri. Insieme a lui tu hai conquistato la città di Troia, che città non è più. Mio padre è morto di una morte infame quando è tornato a casa. L'ha ammazzato mia madre, cuore nero, che l'ha fatto preda di trappole insidiose, del delitto che compì nella stanza da bagno. Al tempo io ero condannato all'esilio, ma sono ritornato e ho ammazzato mia madre, non lo nego, perché il suo sangue risarcisse il sangue del padre mio amatissimo. E con me, complice del delitto, è stato Apollo, che minacciava pene atroci al mio cuore, se non avessi fatto nulla contro i colpevoli. Tu adesso giudica se io fui nel giusto o no. Io mi affido a te. Quello che deciderai lo accetterò. Di una causa tanto grande non si può pensare che giudichi un uomo, ma è vietato anche a me. La legge sacra mi impedisce di dirimere una causa generata da una furia tanto grande. Il diritto di cui costoro godono non si può trascurare. Se non avranno loro la vittoria, dai loro cuori pioverà un veleno che infetterà la terra, male eterno. Così stanno le cose, ed è per me una pena tremenda tanto accogliere quest'uomo, quanto rimandarlo via. Ma se siamo arrivati a questo punto, giudici d'omicidi io istituirò, che avranno a cuore i sacri giuramenti per tutto il tempo che verrà in eterno. Voi preparate testimoni e prove, patti di giuramenti che soccorrano la giustizia. Io farò ritorno a voi soltanto quando avrò scelto gli uomini migliori del paese, che decideranno secondo verità di questa causa, senza violare mai, contro giustizia, il patto che li lega. Audiatur et altera pars. Le regole processuali fondamentali del giusto processo sono basate sul contraddittorio, come sono codificate anche nella Costituzione italiana, l'articolo 111, e sono già perfettamente rintracciabili in questo primo mitologico processo della civiltà occidentale. Qui Eschilo mette plasticamente in scena l'atteggiamento dell'ascolto, la prima tra le virtù richieste a un giudice: ascoltare l'accusa, ascoltare la difesa, ascoltare le parti, ascoltare i terzi interessati laddove possibile e infine i componenti del collegio. Ascoltare prima di tutto. Parola e ascolto. Occorre una parola di giustizia, come direbbe Paul Ricoeur. Giustizia e parola non possono procedere disgiunte, né nell'azione dei soggetti processuali, né tantomeno in quella del giudice, chiamato prima ad ascoltare e poi a motivare, a rendere ragione della decisione presa. Il finale del processo Oreste è sorprendente. La votazione finisce alla pari e Oreste è assolto per il peso decisivo del voto di Atena, secondo le regole processuali che erano state preannunciate in anticipo. Oreste è assolto, ma il compito di Atena non è finito qui. Pronunciata la sentenza, le Erinni reagiscono con rabbia all'assoluzione di Oreste e minacciano a più riprese di scagliare morte e distruzione sulla città. In quest'ultima fase della tragedia si esplicita l'elemento pubblico, comunitario, sociale insito nella singola vicenda giudiziaria. Così come la vendetta familiare degli Atridi aveva in sé un valore politico, perché trascinava tutta la città nell'autodistruzione, similmente l'assoluzione di Oreste si ripercuote sulla vita dell'intera polis. Ogni controversia giurisdizionale reca sempre in sé una dimensione collettiva che trascende la singola vicenda individuale. Sullo sfondo della catena degli omicidi che prostra la famiglia degli Atridi e che nasce dalla giustizia vendicativa delle Erinni, si affaccia lo spettro della stasis, la lotta intestina della città che porta a distruzione e morte. La stasis, la guerra civile, autodistruttiva, il dissidio irrimediabile tra le fazioni contrapposte è da sempre in tutte le civiltà il male più grande che possa affliggere una comunità politica. La giustizia vendicativa distrugge insieme gli individui e la stessa polis. Per questo, tornando alla nostra tragedia, quando le Erinni minacciano di spargere veleno sulla città, Atena non si arrende, ingaggia un dialogo lungo e intenso con le dee funeste della giustizia antica, promettendo loro un posto nella città dove poter essere finalmente onorate, anziché maledette. È qui che torna in campo la potenza della persuasione, la pazienza della persuasione, del logos, della parola di Atena, e si volge al bene della città attraverso la trasformazione delle Erinni in Eumenidi. Eumenidi, non più foriere di una giustizia della vendetta e della distruzione e della discordia, ma eu, bene fattrici, beneficate, bene onorate, dove la reiterazione del prefisso eu insiste sul bene di cui esse divengono partecipi e portatrici. Nell'Eumenidi si realizza una trasformazione dell'antica giustizia in un superamento, aufhebung, che conserva senza liquidare, tanto che alla fine Atena non caccia le Erinni dalla città, ma riserva loro un posto in città, non le esilia, non le espunge. Le Eumenidi rappresentano una giustizia che guarda al futuro, piuttosto che pietrificarsi su fatti passati, che pure sono incancellabili. Una giustizia volta a riconoscere, riparare, ricostruire, ristabilire, riconciliare, restaurare, ricominciare, ricomporre il tessuto sociale. Una giustizia che allude alla possibilità di una rinascita, senza cancellare nulla, anzi, ricordando tutto, apre una prospettiva nuova per la singola esistenza individuale e per l'intera comunità. La corte ora è al completo. Tutti devono tacere e dare ascolto alle mie sacre leggi. Sì, tutti. La città in eterno e questi giudici. Così si emanerà un verdetto giusto. E tu, signore Apollo, che sei qui, esercita il diritto che ti spetta. Spiegaci la tua parte in questa causa. Vengo da testimone, perché Oreste, secondo legge, è stato accolto supplice nelle mie case. Sono stato io a lavarlo dal sangue del delitto, ma ora vengo anche ad assisterlo e dichiaro che del suo matricidio sono io responsabile. E adesso tu introduci le due parti e dà seguito al processo. Il dibattito ha inizio. Tocca a voi. La parola all'accusa. Chi ha intentato la causa parli per primo e spieghi in ordine tutti i fatti. Noi siamo in molte, ma diremo in breve. Tu a domanda rispondi e segui l'ordine. Di se hai ucciso tua madre innanzitutto. Sì, l'ho uccisa. Negarlo mi è impossibile. L'incontro inizia adesso e sei già a terra. Ti vanti troppo presto. Sono ancora in piedi. E adesso dici come l'hai ammazzata? Sì, lo dirò. Ero armato di una spada e le ho trafitto la gola. Chi l'ha voluto e ti ha convinto a farlo? Sono stati gli oracoli di Apollo. Lui può testimoniare. Ti spinse al matricidio, lui? Il profeta? E finora non ho di che dolermene. Aspetta la sentenza. Forse allora dirai cose diverse. Io sono fiducioso. Mio padre mi soccorre dalla tomba. Proprio tu, il matricida. Speri che i morti ti daranno aiuto? Due colpe le pendevano sul capo. Come sarebbe? Spiegalo alla corte. Ha ammazzato il suo sposo e ha ammazzato mio padre. Ah sì? Ma tu sei vivo. Lei fu assolta soltanto dalla morte. E tu, quando era viva, perché non l'hai braccata? Lei ha ammazzato il suo sposo. Non ha ammazzato l'uomo del suo sangue. E io ho in comune il sangue di mia madre. È lei che ti ha nutrito, farabutto. È lei che ti ha dato il suo seno. Rinneghi il caro sangue di una madre. Testimonia per me. Spiega tu, Apollo, se l'ho uccisa secondo giustizia. Io non nego il delitto, sì, l'ho uccisa. Ma di se pare giusto alla tua mente questo sangue versato. Così io potrò dirlo a tutte loro. Io mi rivolgo al grande tribunale che Atena ha istituito. Sì, fu giusto. Io, profeta, non mento. Dai sacri seggi del mio tempio mai pronunciai un vaticinio, o uomo, donna o popolo, che non venisse dal Dio Padre Olimpio. Capisci bene quanto forte sia tale giustizia, e questo io vi consiglio. Fate sempre la volontà del Padre. Non c'è patto giurato che prevalga, se è contro il Padre Zeus. E quindi Zeus vorresti sostenere? Ti affidò questo oracolo da riferire al qui presente Oreste. Vendicare suo padre, senza rispetto alcuno per sua madre. Certo, è così. Non è la stessa cosa se muore un grande eroe, sovrano insigne, re scetrato per volontà divina, e oltretutto per mano di una donna, non trafitto dai dardi che un amazzone scocca dall'arco, ma in un modo infame. E ti dirò anche questo, ascolta bene. La cosiddetta madre non è la vera genitrice del figlio. Nutre il seme gettato nel suo grembo, ma chi feconda il vero genitore? Lei è l'ospite di un ospite. Dà ricetto al germoglio, se un dio non glielo soffoca. E vi dimostrerò quello che dico. Può avere figli, un padre, anche senza madre. Ne hai qui la prova. Atena, che è la figlia di Zeus, non fu nutrita nell'oscura profondità di un grembo. Eh no? Nessuna madre poteva farla tanto bella. È tempo ormai che ognuno esprima il suo voto in piena coscienza. Possiamo chiudere il dibattimento? Ogni freccia al mio arco è già scoccata, ma attenderò il verdetto insieme a voi. Voglio ascoltare i giudici. E voi? Voi, ditemi come comportarmi per essere corretta ai vostri occhi. Quel che è detto è detto. Voi giurati serbate in cuore il sacro giuramento. Adesso il voto è vostro. E adesso il voto è vostro.